Ok, ciao ragazzi, oggi vi voglio far vedere un nuovo modo per sbloccare l'iPhone bloccato, riprovato a 15 minuti. In questo caso la solita questione che capiterà spesso anche a voi che avete un centro assistenza è il cliente l'ha dato in mano al figlio o alla figlia, non si ricorda più chiaramente la password, questa che ho cercato di metterlo 50 volte, ha sbagliato la password e ha bloccato il telefono. Allora, il cliente chiaramente mi dice sì, voglio sbloccarlo. Questa è la procedura per far tornare il telefono com'era. Se non avete un backup, ve lo dico già che non salvate i dati che avete dentro. Se il telefono è trovato o rubato, questa procedura non vi permetterà, se al telefono ha dentro l'account Apple, non vi permetterà comunque di sbloccarlo. Questo è per telefoni che hanno sbloccati ma con un proprietario, per essere chiari. Non che poi mi scrivete, ma io ho trovato, ma io ho trovato, ma io ho trovato. Non si può fare niente. In quel caso, la procedura per togliere un account Apple sta nel aprire il telefono e rimuovere un chip, sostituire il chip, programmare il chip e sostituirlo. Quindi è una procedura che non è, se siete qui a guardare questo video, non è alla vostra portata. Per concludere, quindi adesso aspettiamo che spengo il telefono. Allora, la procedura è prima di tutto spegnere il telefono, questo vale per tutti i telefoni persi o cioè perso, pardon, il telefono bloccato. Spegnere il telefono e metterlo in modalità di recupero. Quindi, per mettere un iPhone in modalità di recupero, si tiene premuto il tasto Home, questo, e si infila il jack che è collegato al computer, questo. Ok, quindi su iPhone 5, 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6S, si spegne il telefono, si tiene premuto qua e si infila il cavo di ricarica collegato già al computer. Per iPhone 7, 7 Plus si tengono premuti il tasto volume e accensione perché il tasto è diventato virtuale. Per iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus e per i successivi non lo so, si farà allora tasto volume su, tasto volume giù e tasto accensione. Questo in più vi metterò anche qua sopra in firma, c'è la procedura giusta. Oggi useremo Rayboot, questo qui è la versione pro, quella a pagamento. C'è anche la versione gratuita, quindi per tirare fuori da questa situazione il telefono. Probabilmente se il telefono non è aggiornato vi chiederà di aggiornarlo. Io ho già aggiornato il software comunque. Quindi passiamo alla procedura. Ricordatevi così. Un secondo, eh. Allora, telefono spento. Il telefono è aperto perché lo devo anche riparare una volta che l'abbiamo sbloccato, chiaramente. Cavetto puntato. Tasto premuto, infilo il cavetto. Guardate. Ok, il telefono è entrato in modalità recupero o iTunes, chiamatela come volete. A questo punto andiamo a riparare il telefono. Il software a questo punto vi chiede Rayboot Pro, che vedete qui, ve lo consiglio, c'è anche la versione gratuita, questa qua è la versione a pagamento, però se dovete fare solo il vostro telefono può andare benissimo la versione gratuita. Allora vi darà due opzioni: Exit Recovery Mode, quindi uscire dalla modalità di recupero che è questa, ma noi non dobbiamo uscire, dobbiamo riparare il software. Anche se non è veramente un riparare il software, però dobbiamo comunque fare questa procedura. Quindi, selezionando Fix All iOS Stuck, quindi ripara tutti gli iOS, quindi il sistema operativo di Apple, cliccato quello, si entrerà in Operating System, quindi ripara il sistema operativo. A questo punto si darà lo start. E
Mi dice che c'è già il firmware per questo telefono, perché l'ho scaricato prima per non trovarmi impreparato durante il video e dover lasciare magari avere 1,5 giga di cose da scaricare. Quindi lo scaricate, vedete che mi dice anche che telefono è, la versione del telefono, browser, firmware. Select, no, torno indietro, copy, no, nah. Allora, browser, ok. Ah, perdon, era download. Allora, quindi a questo punto browser l'ha già trovato, ok? Download, start repair, e a questo punto dovrebbe riparare il software danneggiato e tirarci fuori da questa dannata situazione. Una cosa che vi premetto prima, vi premetto questa cosa è importante. Come ho detto prima, se non vi ricordate la password di iCloud o comunque del vostro account Apple e avete dentro un account Apple, alla fine all'attivazione vi chiederà questi dati. Quindi sappiate che dovete averli. Premunitevi, ok? Io a questo punto lo metterei in pausa, se no facciamo, andiamo avanti veloce. Thank you.
Ok, adesso il sistema operativo dovrebbe essere riparato. Una volta finita l'operazione, solo che aggiornandolo chiaramente si sarà anche un po' rallentato. E vabbè, però non c'era altro metodo, non c'era altra soluzione per questo tipo di operazioni. Ricordatevi, questo lo potete usare con gli iPhone bloccato, disabilitato, tutte quelle cose lì. Questa è la procedura, l'unica procedura, insieme all'altro video che ho fatto, che vedete qua in firma sopra. If your device to protect with passcode, please kindly. Ah, ok. Praticamente mi sta dicendo che il telefono era protetto col codice e di dare trust, che non mi ricordo cosa vuol dire trust, ma ricordi no. Ecco che si avvia. Ok, vi chiedo scusa per la chiamata, adesso comunque dovrebbe avermi tirato fuori l'iPhone dalla modalità di recupero e poi vedremo di sistemare anche lo schermo, che è tutto disintegrato. Ok, tac. Risparmio energetico, vabbè, tanto uguale. Ok, come vedete l'iPhone è stato tirato fuori dalla modalità di... i dati sono stati persi tutti e questo non aveva al suo interno non aveva l'account Apple. Quindi ricordatevi che in caso, purtroppo la procedura l'ho dovuta finire così, che in caso il vostro telefono abbia dentro un account Apple dovrete avere l'account Apple, la mail e la password di iCloud, ok? Detto questo, dai, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di lasciare un like al video e di scrivere nei commenti cosa ne pensate.